Bentornati sul mio canale. Come potete vedere, siamo su Ultimate Team e quest'oggi andremo a scoprire la formazione della Juventus con tutti quanti i nuovi acquisti. Questa è la formazione della Juventus 2016-2017. Andiamo a vedere nel dettaglio. In porta Gianluigi Buffon. Nulla da dire per lui, è veramente un fenomeno e sta riscoprendo una gioventù che gli è mancata nei tempi d'oro, e a 39 anni ancora fa la differenza. Come terzino destro, come esterno destro, c'è il neoacquisto preso a zero, Dani Alves. In difesa i soliti tre: Barzagli, Bonucci e Chiellini. A sinistra ovviamente Alex Sandro, nulla da dire su di lui. A centrocampo Marchisio, Milan Pjanic acquistato per 38 milioni di euro dalla Roma, e Sami Khedira. Ovviamente manca Paul Pogba, ma la Juventus si sta muovendo in diversi fronti, cioè il fronte Witzel e il fronte Matuidi. In attacco i due argentini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, mister 90 milioni di euro. E niente, poi c'è la panchina, c'è Neto, Lichtsteiner, Benatia, nuovo acquisto preso per 3 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto a 17 dal Bayern di Monaco. Poi c'è Patrice Evra, Sturaro, Mandzukic e Simone Zaza. Quindi adesso io andrò a fare una partita con questa formazione e noi ci vediamo direttamente in campo. Ci ha trovato l'avversario. Questa è la rosa del mio avversario, che è una Barclays Premier League con Drogba, che non so cosa c'entra, però fa intesa con Boni. E tutti abbastanza buggati in questa squadra, compreso il secondo portiere dell'Leicester, se non sbaglio. Ok, siamo tutti pronti. Partiamo subito. Pjanic, Ziller, primo tiro della partita di Miralem Pjanic. Poi Higuain fa scorrere la palla sul fondo. Va a battere, lui ha rimessa, la batte veloce. Attenzione Alexandro, prova per Higuain. Prova a saltare uomo Higuain, ci riesce. Ancora Gonzalo, con destro Ziller, ancora il calcio d'angolo. Higuain addirittura a battere la rimessa. Poi prova per Pivita. Pivita può andare. È passato il Pivita. Dietro il pallone per Alex Sandro. Dietro col tacco per Dybala. Alexandro salta tutti. Dietro il pallone per il Pivita. Il Pivita è entrato. Higuain, Ziller a porta vuota. Sami Khedira, una sentenza, la mette dentro al 24esimo minuto. La Juve in vantaggio. Attenzione a Marchisio col destro. Super Claudio Marchisio, proprio lui, mette la firma sul 2-0 della Juve. Higuain, bello il controllo, poi il pallone per prova per il Pivita. Fuori gioco. Ma che passaggi in velocità della Juve. Che bella azione era questa. Tanto si è fatto male Paolo Dybala. Attenzione al Pivita. E Pivita torna sul sinistro. Poi viene messo giù al limite dell'area di rigore. Non so se ci sarà calcio di rigore. Fatto sta che il nostro avversario resta in 10 per l'espulsione di Matteo Darmian. E ci sarà calcio di punizione, che noi facciamo battere ovviamente a Miralem Pjanic. Batte lui col destro sulla linea, il salvataggio. Due sostituzioni, dentro Simone Zaza e Mehdi Benatia, fuori Paolo Dybala e ovviamente Leonardo Bonucci. Proviamo Benatia più che altro come nuovo acquisto. Zaza lo conosciamo tutti quanti benissimo. Zaza, proprio lui, appena entrato. Zaza scatenato, poi perde palla, la ritrova Higuain, bello il pallone per Khedira, grandissima parata di Ziller. Vabbè, uguale. Perde palla ancora il nostro avversario. E palla per Dani Alves. Mamma mia, che bolide! Stava quasi per terminare sotto l'incrocio dei pali. La palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali, però è terminata sul fondo. Attenzione, Higuain. È andato Higuain. È passato Higuain ancora una volta. Ha messo giù il Pipita. Per una punizione importante per Miralem Pjanic, che col destro fa 3-0.
Una sentenza a Milano e Pjanic. Anche Juninho Pernambucano ha parlato bene di lui. Ricordiamo i tiri sul calcio piazzato di Juninho a foglia morta, ha detto Pjanic è il mio erede. E infatti su questa punizione si è vista la potenza, la precisione dell'ex romanista. Higuain per Zaza. Zaza, bello il pallone per Pjanic. A fine fondo Pjanic vede sul secondo palo il Pipita. Ziller ancora il calcio d'angolo, non riesce a segnare. Gonzalo Higuain, bello il pallone per Zaza. Zaza spara la porta per Dani Alves. Il dribbling di Dani Alves va, arriva vicino al portiere. Mamma mia, che altra parata clamorosa di Ziller. Lo batte sempre corto il corner la Juventus. Pjanic salta l'uomo. Pjanic dentro il pallone per Higuain. Perde palla il nostro avversario. Arriva, attenzione, come un treno. Marchisio sbaglia tutto. Poi arriva Gonzalo. Eccolo lì, il gol da 90 milioni di euro di Gonzalo Higuain, che va ad esultare vicino alla telecamera. La chiude lui la partita. La Juve vince 4-0. L'arbitro dice che può bastare così. Vinciamo 4-0. Che formazione, che partita abbiamo giocato, veramente bene. Forse non abbiamo subito nemmeno un tiro in porta. Io vi invito a mettere tantissimi like. Allora facciamo così: se volete vedere un nuovo episodio o con il Milan o con l'Inter o con il Napoli o con la Roma o qualsiasi altra squadra, arriviamo a 40 mi piace. Basta commentare qui sotto con la vostra squadra del cuore e lasciare un like, e la squadra che avrà ricevuto più voti sarà scelta per il prossimo episodio, sempre qui su Ultimate Team. Io vi ringrazio e ci vediamo con un nuovo video che arriverà tra qualche altro giorno, ovviamente, o della carriera allenatore con l'Hull City, o la carriera allenatore con la Lazio, o di Valentino Rossi, The Game. Grazie a tutti e un saluto da Juan Mata.